È un po' che non faccio video, oggi vi presento questo oggetto di mia realizzazione che nasce come televisore portatile in bianco e nero, anni 60 sicuramente, e diventa uno spettroscopio, diciamo così. Cioè sarebbe più giusto dire un oscilloscopio, però in realtà facendo delle prove con dei segnali, diciamo così, certificati, che so, con un'onda quadra, non si vede sullo schermo un'onda quadra, perciò non lo possiamo chiamare esattamente un oscilloscopio. Però nasce per uso musicale, diciamo così, e come effetto visivo a me personalmente piace. Allora, qui l'ho collegato all'alimentazione, diamo la corrente, il televisore si accende, ecco purtroppo ha un problema col contrasto, perciò dobbiamo tenere le luci abbastanza basse perché sennò non si vede assolutamente una mazza. Ecco, si intravede una riga verticale perché purtroppo non sono riuscito a farlo in modo che funzionasse con una riga orizzontale che è ferma perché in questo momento non c'è musica. Il cavo è collegato all'uscita audio del computer e con una canzone che ben si presta andiamo a provare il sistema. Regolando il volume si regola anche la sensibilità. Essendo questo un segnale non amplificato, cioè l'uscita del computer, ovviamente dobbiamo tenere il volume al massimo perché sennò non si vedrebbe nulla. Questa è la luminosità dello schermo. Questo sarebbe il contrasto, ma come vedete non cambia assolutamente niente. Questo è il problema per cui dobbiamo fare queste prove, diciamo pure al buio, perché sennò non si vede nulla. Non siete ancora convinti che sia la musica? Fermiamo la musica. Come vedete, la riga torna dritta. Ora io la faccio ripartire. Io volevo realizzare un video che spiegasse il come funziona questo oggetto, però in realtà su YouTube ce ne sono tantissimi, tant'è che io stesso ho preso il progetto da un video YouTube, cioè io ho visto su YouTube come fare. Comunque, se volete che faccia un video dove spiego come ho realizzato l'oggetto, non c'è nessun problema, basta che me lo chiedete e realizzerò un video. Magari farò anche un televisore un po' più grosso, così l'effetto sarà più visibile. Per ora, questo è tutto.